Buongiorno, sono Salvatore Majorana. Mi occupo di trasferimento tecnologico, sono il responsabile di questa attività all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un'attività che copre la protezione della proprietà intellettuale derivata dalla ricerca scientifica e la proiezione di queste invenzioni e innovazioni sul tessuto imprenditoriale e industriale del Paese. È un'attività sfidante, fatta di molti ostacoli in certi casi, ma straordinariamente affascinante, che ci carica di energia. Sono molto felice di essere oggi a presentarvi il premio PULS. Credo che sia una delle iniziative migliori che possiamo seguire in questo paese. Spero voi siate pronti a presentarci le vostre idee. Io stesso ho cominciato facendo studi tecnici, laureato in ingegneria elettronica a Catania, con qualche esperienza di laboratorio negli Stati Uniti. Ho cominciato a lavorare per aziende ad alta tecnologia e per poi passare nel mondo del venture capital, in quel fantastico periodo che era la new economy, piena di eccessi in un senso e nell'altro, fino a che non ho cominciato a lavorare per aziende, facendo il consulente, lavorando nella ristrutturazione dei processi di aziende ad alta tecnologia, in particolare nelle telecom, per poi cominciare a sentire il bisogno di saltare un po' sul campo. Ho fatto il mio MBA all'INSEAD a Fontainebleau e a Singapore e ho cominciato a fare un'attività di investimento con una piccola società che si occupava di acquisizioni di aziende del Made in Italy. Finalmente arrivo all'IT, un approdo fortunato, ma molto imprevisto, perché era molto al di fuori dalle cose che avevo fatto fino a quel momento. Abbiamo messo in piedi il Technology Transfer, creato un gruppo di lavoro straordinariamente affiatato. Oggi i risultati parlano da soli, sono molto soddisfatto, ma mi rendo conto che nel settore del trasferimento tecnologico in questo paese c'è tanto tanto da fare, e quindi le mie energie oggi sono nel cercare di strutturare, di portare questa parola un po' in giro.